sei un inverno del merda, disse appena varcata la soglia. Ogni fottuto inverno mi trovo a rimpiangere il clima di Puerto Rico. Ancora con questa storia? Non ne posso più di sentirla ogni volta che fai due passi per strada, gli rispose Parker, alzando gli occhi al soffitto. Nino, tu ci sei nato nel clima di merda di questa città, io no. Da me è sempre estate, giusto qualche pioggia ogni tanto. Las chicas non tolgono mai la minigonna e non mettono mai le calze, entiende? Io invece volevo coniugare, e spero di esserci riuscito, io sono molto soddisfatto, ma non devo essere io a dirlo, di questo terzo libro, volevo coniugare questo aspetto più puramente giallo, veramente, anche corale poliziesco, non del poliziotto Deus Ex Machina, come dicevo prima a qualcuno di voi, chiacchierando, volevo coniugarlo a qualcosa che ponesse delle domande, senza la pretesa di dare risposte a tutti i costi, poi ognuno ha le proprie idee, ma spesso poi, e credo che traspaia anche dal libro, rispetto a queste grandi domande, spesso poi la verità sta anche nel mezzo, nel senso che né un estremo né l'altro rappresentano poi una soluzione realmente pratica. Varcò il portone del distretto a mezzanotte in punto e subito dovette fronteggiare lo sguardo di riprovazione del sergente Clayton. Come piccola vendetta, Parker decise di scrollarsi tutta la neve di dosso proprio davanti al suo bancone. Era pur sempre un suo subordinato, che diamine. Beh, tutte queste occhiate per 5 minuti di ritardo? Il sergente scosse la testa, poi indicò le scale con il pollice destro. Sarebbe che non è bene far aspettare donne così. Donne? Quali donne? La risposta del sergente non fece in tempo ad arrivare. Dalle scale si sentirono due voci in avvicinamento, una femminile e un'altra senza dubbio appartenente al detective Sanchez. E allora puoi dire al tuo collega ritardatario che domani riceverà notizie dall'avvocato della nostra casa discografica. Ma su, signorita Davis, sono sicuro che potremmo risolvere la faccenda anche senza avvocati, no? Beh, intanto sarebbe un buon inizio se il tuo collega ritardatario fosse qui, disse la ragazza piuttosto agitata, sbucando nell'ingresso del distretto. Il collega ritardatario è qui, le disse Parker con calma assoluta. La ragazza restò di sasso per un attimo. Sono il detective Parker. Ti fidi sulla parola o vuoi vedere il distintivo? Lo so che siete Parker e Sanchez, me l'ha detto Buttafuori. Che problema c'è? Problema? Mi hai dato $150 di danno e hai il coraggio di chiamarmi, di chiedermi se c'è qualche problema. Stavolta toccò a Parker rimanere di sasso. $150 di danno? Scusa, ma credo proprio che tu mi stia confondendo con qualcun altro. Sanchez, alle spalle della ragazza, si mise una mano sulla faccia in segno di disperazione. Non ti ricordi di me? Parker scosse la testa. Mi spiace, ma ieri sera con il tuo collega hai fatto irruzione a The Sword dove io stavo cantando. E tu, per inseguire uno spacciatore vestito di bianco, hai fatto cadere il mio miglior amplificatore rompendolo. Ora mi riconosci? A Parker fu tutto chiaro in un attimo. Il filo in cui era inciampato, il rumore che aveva sentito, la musica più bassa da quel momento in poi. E tutto per colpa di Caleb Franklin. L'istinto avrebbe voluto rispondere: mi scusi, con i pantaloni non l'avevo riconosciuta, ma si morse la lingua. Sì, io la chiamo Didi, ma lì nella parte che ha letto Marco si presenta ancora come Donna Davis. Ma fa la cantante e è una splendida ragazza di colore, in cui appunto, come si capisce, Parker si imbatte. E in realtà, come dicevi tu, nel romanzo entrano prima le sue gambe di lei, però poi piano piano nasce qualcosa, diventa una donna importante, anche perché rappresenta una sorta di opposto di Parker. È una donna di spettacolo che cerca di farsi largo in un mondo difficile, ancor più per una ragazza di 20 anni nemmeno, oltretutto di colore. Stiamo parlando del 73, quindi stava iniziando a venire fuori la Motown, che era la più famosa casa discografica per cantanti di colore, ma insomma diciamo che era un mondo ancora molto messo da parte rispetto ai cantanti bianchi in America. Ehi, Frank! Frank! Gridò a squarciagola. Qui ci sono due poliziotti! Si fottessero! Non abbiamo invitato poliziotti alla nostra festa! Fu la risposta del fantomatico Frank.
Mi spiace, ragazzi, disse il ragazzo alla porta, rivolto nuovamente ai poliziotti. Ma la festa è di Frank, e decide lui chi entra e chi no, e quindi sbatté la porta in faccia ai detective, che si guardarono perpressi. Tua nonna cosa avrebbe detto in un momento così? Sanchez si grattò il mento, mentre un sorriso compariva sulle sue labbra. Se ti chiudono la porta in faccia, bussa più forte. Ecco, questo sì che mi pare un proverbio sensato. Parker caricò un calcio a tutta forza dritto sulla serratura, che cedette di schianto senza opporre resistenza. Dalla faccia del ragazzo, ancora lì davanti, mancava solo che gli schizzassero gli occhi fuori dalle orbite. «Mi permetto di insistere», gli disse Parker. «Sai, io e Frank siamo amici d'infanzia». «Potevi dirlo prima, bello!» gli rispose quello, accompagnando le parole con una gran risata. Nel salone della casa c'erano una cinquantina di persone. Tutti si erano voltati verso lo schianto. La maggior parte di loro rideva inebetita. Erano tutti ubriachi e strafatti. Qualcuno si diresse verso i due detective, altri non smisero neppure di ballare. «Nigno, come prima cosa sarebbe il caso di fare un po' di silenzio, che ne dici?» disse Sanchez. Parker annuì. Si guardò intorno e vide subito un impianto stereo nuovo di zecca, collegato a quattro enormi casse nere poggiate sul pavimento. Forte della sua fresca esperienza al This World, Parker non perse tempo a ragionare sui fili che correvano dietro lo stereo, ma li afferrò in un'unica matassa e li strappò via. La musica finì all'istante. Sanchez guadagnò il centro della scena, sventolando il distintivo. «Stiamo cercando il festeggiato, il nostro caro amico Frank! Dove cazzo sei, Frank?» Un biondino magrissimo e pieno di lentiggini si fece avanti dal gruppo. «Sono io, Frank! Che volete?» «Tu e i tuoi amici state tenendo sveglio da due giorni tutto il quartiere, Frank. Sarebbe ora che la faceste finita!» Quello, completamente stordito da 48 ore passate a bere alcol e fumare erba, ci pensò un po' su, quindi finalmente trovò una risposta. «Due giorni? Sono passati solo due giorni. Io la casa l'ho affittata per tutta la settimana, allora abbiamo ancora 5 giorni per festeggiare!» Risposta sbagliata, Frank! I personaggi secondari, qui compaiono anche molte figure secondarie del distretto. Quindi il sergente Clayton di notte assolutamente lavativo, altri detective che non erano comparsi prima. È un romanzo realmente corale. E questa cosa forse è un po' più faticosa anche da leggere, insomma, in questa scena ci sono diversi personaggi diversi, però dà un senso di collettività, cioè non di un quartiere enorme governato da due super poliziotti, perché in effetti in nessuna parte del mondo è così. «Ehi, Grady, guarda qua, questo coglione ha più letti della regina d'Inghilterra!» La risposta Price fu il fragore violentissimo di uno sparo di grosso calibro. La pallottola sbucò dal lato corto dell'armadio e andò a conficcarsi nel muro, in un turbinio di calcinacci, polvere e pezzi di legno. Price si tuffò immediatamente dietro il letto, mentre Watts, ancora nella stanza precedente, si riparò dietro il muro. Partirono altri due colpi, quindi Price si sposse dal suo riparo improvvisato, ne sparò uno, ma poi si sentì la sua pistola far cilecca. Un nero sui 30 anni saltò fuori dall'armadio. Era Stu Anderson. Impossibile sbagliare con foto segnaletiche così recenti. «Ti sei ceppata, stronzo? Ora di le tue ultime preghiere!» Watts si sporse dal muro e sparò un paio di colpi in rapida successione verso l'uomo. Non lo colpì, ma lo costrinse a tornare al coperto, dietro un mobile basso vicino al secondo arco. Watts sentì il mobile muoversi e scattò dentro la stanza per soccorrere il compagno. Fece due passi rapidi, poi si lanciò a scivolare sul fianco al riparo del letto. Tirò su la sua Python e sparò un colpo alla cieca, tanto per far capire al suo avversario che non aveva più a che fare con una preda indifesa. Quindi guardò Price e lo vide spaventato. «Che cazzo succede? Ti sei inceppata?» «Sì, sei inceppata, porca puttana!» disse Price, continuando a fissare la sua arma e a girarsela tra le mani. «Da quanto tempo non la usavi e non la pulivi, pezzo di idiota?» Watts era furioso. Avrebbe voluto ammazzare a pugni quel dannato stupido. Lo aveva sempre detto a Braxton che Price e la sua stupidità avrebbero fatto ammazzare qualcuno prima o poi. Ma ora non ci teneva affatto a dimostrare di aver avuto ragione diventando lui quel qualcuno. Watts è un altro personaggio che arriva a una curva a gomito in questo romanzo, però senza tradire le sue origini.
cioè non è che si trasforma e diventa la pecorella smarrita nella città. È un personaggio a cui sono affezionato perché è un contrappunto, è il lato più oscuro delle divise blu dell'undicesimo. Non perché abbia chissà quali segreti da nascondere, ma perché è completamente disincantato nei confronti della città. C'è una parte iniziale che non leggeremo, se non sbaglio la sua prima entrata in scena in questo romanzo, in cui nei suoi pensieri lui detesta la neve, ma non per il freddo o per il ghiaccio sulle strade, la detesta perché copre di una patina bianca e pura la città. E quindi anche questo, cioè lui sa realmente cosa scorre nelle vene della città, e quindi non è un uomo brutale che non ama i compromessi da nessun punto di vista, e quindi addirittura anche la neve gli sembra un compromesso rispetto a quello che in realtà è la città che lui così ben conosce. Puzza di carogna questo funerale, disse una voce alle sue spalle facendolo soppazzare. Parker si voltò di scatto e riconobbe subito Watts, sbucato silenziosamente dal viale dietro di lui. Oh, credi? Pensavo che non saresti venuto. Sì, ho preferito restare un po' in disparte. Noi sappiamo come Tucker non meritasse tutto questo. Ti hanno fatto scrivere quello che volevano loro, eh? Disse Watts, diretto come sempre. Parker lo fulminò con lo sguardo, poi annuì. Amareggiato. Beh, ora sai cos'è la regola del silenzio. Stai diventando grande, giovane Parker. Gli diede una pacca sulla spalla. Comunque, in realtà pensavi bene. Sono venuto per te, non per lui, disse indicando per un attimo la bara. Senti, non mi sembra il posto adatto per parlare delle nostre. Sei fuori strada. Mi hai salvato la pelle dentro l'appartamento di quei due stronzi. E non sono un tipo che dimentica cose del genere. Volevo ringraziarti. Parker si voltò a guardarlo negli occhi. Vide il Grady Watts di sempre, enorme, dai lineamenti brutali e dalle poche parole, ma gli occhi erano sinceri, quasi lucidi. Volevo dirtelo a quattro occhi, senza tutta la gente che abbiamo sempre intorno. E poi volevo dirti che forse sarebbe il momento di mettere una pietra sopra a quel che è successo 3 anni fa. Grady, non sai quanto sono felice di sentirti dire queste parole. So di aver fatto una stronzata imperdonabile e ti giuro che non si ripeterà mai più. E anch'io penso che sarebbe ora di guardare avanti. Parker si sfilò il guanto destro e porse la mano a Watts, che gliela strinse vigorosamente. In quel momento echeggiò il primo dei 3 spari a salve del picchetto d'onore. I 2 detective tornarono a voltarsi verso il funerale. Tu e il portoricano avrete un encomio per questa storia, sai? Disse Watts dopo qualche secondo di silenzio. Secondo sparo a salve. Rimarrà sempre una storia sporca, anche se ci dessero una medaglia, disse Parker senza voltarsi. 3° sparo. L'hai fatto anche tu in passato, vero? Hai anche tu un credito con la regola del silenzio o l'hai già bruciato? Non sentendo risposta, Parker guardò dietro di sé, ma Watts era già scomparso.